In questo momento io devo ringraziare i nostri medici e infermieri perché, nonostante il momento difficile, continuano a fare la loro assistenza ai malati ematologici a domicilio. Questo è importantissimo in questo momento, proprio perché il trasporto di questi malati in ospedale per fare le trasfusioni sarebbe pericolosissimo e metterebbe a rischio la vita dei nostri pazienti. Per cui noi continuiamo e cercheremo anche di incrementare l'assistenza domiciliare ai malati ematologici. L'associazione c'è, assolutamente sì, anzi è proprio ora che dobbiamo dimostrare l'affetto che abbiamo per questa città. E oltre al prodotto tecnologico che si è visto prima, l'assistenza che abbiamo messo in campo con i dottori e i medici è fondamentale, in quanto più il paziente viene gestito domicilialmente e più la situazione è tranquilla. Ricevo giornalmente telefonate dalle persone che ricevono l'assistenza a casa, e non c'è soltanto la terapia medica, ma c'è tutta una serie di accortezze, di parole, di conforto che il nostro team dà ai malati ematologici.